Allora, Sindaco Metta, si era paventata nei giorni scorsi la possibilità che nascesse un'altra società di calcio qui a Cerignola con il campionato di seconda categoria, con a capo alcuni imprenditori importanti della città. Decisivo è stato il suo intervento, la sua scesa in campo per invitare questi imprenditori a fare un passo indietro, e un passo indietro poi lo hanno fatto, proprio perché il Cerignola deve, Cerignola città, imprenditorialmente deve cercare di supportare l'Audace, che è la prima squadra della città. Il suo intervento è stato recepito e questa operazione non verrà fatta, insomma. Sì, sostanzialmente è andata esattamente così, voglio precisare solo che ovviamente io non avevo nessun potere di imporre veti, tantomeno dei divieti. Di fronte a questa notizia io ho pensato fosse opportuno e forse anche mio dovere e anche mio interesse come sindaco della città evitare che le forze si disperdessero in direzione di un'ulteriore squadra che non avrebbe aggiunto niente al panorama sportivo di Cerignola. Diciamo che gli imprenditori che erano partiti, e devo dire con intenzioni molto serie e anche con ambizioni molto concrete, hanno accettato un consiglio. Il consiglio, più che di fare un passo indietro, di fare un passo di lato e impegnarsi, piuttosto che in questa nuova avventura, a sostenere le realtà che sono le realtà sportive della città, quindi l'Audace principalmente, ma anche le altre discipline sportive. Io temevo che ci fosse un'eccessiva dispersione di forze, di energie. A Cerignola c'è un proverbio che dice che se dividi la ricchezza ne ricavi soltanto povertà, e quindi abbiamo evitato questo rischio, diciamo. E io approfitto, e mi permetterai, per ringraziare questi imprenditori, perché sono stati gentili con me, comprensivi con le esigenze della città, e quindi a loro va il mio ringraziamento, così come non posso che confermare il sostegno e l'amicizia per la dirigenza attuale dell'Audace, che so che sta lavorando sotto traccia, lo prendo da un pezzo tu, sotto traccia, però sta lavorando, e sta lavorando con l'ambizione di riscattare questo campionato che non è stato fortunatissimo. Grazie Sindaco, grazie.